L'esemplare che vedete di fronte a me è un bellissimo Fokker DR8, costruito e ideato dall'ingegner Reinhold Platz. È un aeroplano che comunque sia, abbiamo un motore, vedete, radiale, di ben 110 cavalli. Questo è stato messo in servizio alla fine della Grande Guerra. E agli inizi sono stati un po' sfortunati perché questo aeroplano, purtroppo tre velivoli sono precipitati a causa del distacco delle semiali, quindi la produzione si era interrotta. E questo è un esemplare che è stato donato all'Italia dopo la Grande Guerra. E come vedete, gli aerei dell'epoca erano molto essenziali come struttura, praticamente. Questo velivolo qua, in particolare, non ha le semiali. Vedete, l'elica in legno, ovviamente era un passo fisso, e bastava all'epoca per garantire comunque delle buone prestazioni, perché come vedete qui dalla scheda è un aeroplano che aveva un peso a vuoto di 360 kg, aveva ben due mitragliatrici e poteva raggiungere la ragguardevole velocità di 200 all'ora, garantendo un'autonomia di volo di circa un'ora e mezza in crociera. E qui vedete com'era l'aeroplano ad ala alta, ovviamente, quando era in servizio.